last of out. Hey guys, oggi incontriamo Mr. Wop. E a bordo di WOP, raccontaci che cos'è WOP. Allora, WOP nasce da... diciamo che nasce da un nomignolo che veniva dato agli italiani d'America, che significa Without Paper, Without Passport. Quando ho deciso di trovare un nome, mi piaceva, era un nome veloce, era un nome facile, e mi piaceva soprattutto legarlo al fatto di un food without paper, un food senza passaporto. Una tipologia di cibo che sì, si rilaccia alla tipologia di cibo italiana, ma allo stesso tempo lo lega con prodotti locali del territorio in base al territorio in cui sei. Quindi il cibo dell'immigrante in definitiva, il cibo dell'immigrato. Quindi non più un emigrato che si ritrova nel paese in cui decide di andare e dice vabbè, io sono italiano, a me fa tutto schifo, mi piace solo la roba italiana, ma no, una nuova visione dell'immigrato, l'immigrato che va nel paese, sì, ha le sue radici e cerca di mantenere le sue radici, ma allo stesso tempo propone e si propone di trovare e di cercare di trovare le materie prime migliori del territorio che può accettare. Allora Giacomo, tu sei stato uno dei pionieri dello street food italiano a Londra e raccontaci un po', 8 anni fa se non sbaglio tu hai cominciato, quello che è cambiato da allora ad oggi. Sì, il mondo dello street food a Londra è in continua evoluzione. Diciamo che quando ho iniziato io 6 anni fa il mercato era molto molto più ristretto, meno street fooders, meno scelta di food, e diciamo che lo street fooder non era così specializzato come adesso. Come ho detto, il mercato è in continua evoluzione, con il mercato i trader sono in continua evoluzione, come tu avrai ben notato, nascono street fooders praticamente un giorno sì, un giorno no, e ognuno ha una sua caratteristica, ognuno ha una sua tipologia di proporre il cibo. Cosa che prima non c'era. Prima diciamo che prima era no, prima lo street food era visto come hamburger, come burger e hot dogs. Burger, hot dogs e poco altro. Qual è, se c'è, l'ingrediente segreto nel tuo lavoro? Ma l'ingrediente segreto nel mio lavoro credo che sia la passione per il cibo, la passione nel vedere il cliente contento, felice quando mangia qualcosa da noi, ma allo stesso tempo qualità, ricerca e qualità.
What was yours? Sorry, mate. Classico. Yeah. Thank you, sir. Che consiglio daresti a chi come te vorrebbe oggi iniziare uno street food all'estero, a Londra? Il consiglio che posso dare è quello di crearsi un test del progetto, di avere in testa e in mente esattamente cosa si vuole improntare, dove improntare il progetto, come improntarlo e poi di crederci comunque. Crederci e tenere duro, credere in quello che uno fa, i risultati alla fine se uno ci crede, uno ci mette la passione. Ok, Baffi parte integrante del tuo essere e mestiere, quindi la domanda nasce spontanea: come si fa un panino coi baffi? Come si fa un panino coi baffi? Un panino coi baffi si fa mettendo più passione che puoi, mettendo più amore che puoi nel cibo che fai. E speri che i tuoi clienti se li lecchino i baffi? Beh, quello sempre, diciamo, la più grossa soddisfazione è sempre avere un cliente soddisfatto, un cliente che ricorda. Grazie. Ma per chiederti qualche cosa, magari cambiarti 4 è più facile. No, beh, te lo prendo, ma ti piace. Pappa&Ciccia, buon food, alla prossima, ciao, ci vediamo, ciao, grande. You dropped your keys back there. Oh, thanks. Hey, wait a minute, aren't you Steve from Smash Mouth? Yeah, I am. Really?